tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, per chi non ha visto il video precedente, andiamo con lo spoiler, vi dico già dal titolo capirete. Sì, stiamo andando verso la casa nuova che abbiamo acquistato. Yeee! Sei felice, amore? Contentissimi e stiamo per andare per la prima volta a effettuare effettivamente i primi lavori che ci sarebbero da fare. Perché finora l'abbiamo vista semplicemente il 27 dicembre siamo diventati ufficialmente proprietari di questa bellissima casetta. Ho portato i miei fratelli a vederla, sono rimasti contenti e sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Poi noi abbiamo approfittato in realtà del bonus under 36, quindi noi abbiamo delle eccezioni che oggi 31 dicembre che stiamo registrando purtroppo scade e quindi insomma vabbè. E niente, quindi stiamo andando e ve la farò vedere, farò delle riprese random e poi riprese lavoro dopo lavoro, ecco, faremo così e quindi ve la mostro direttamente e ci vediamo tra un secondo. Ed eccoci qui, il mio ragazzo è sceso un attimo a parcheggiare la macchina che l'abbiamo lasciata in un posto dove non dovrebbe stare. Allora, ecco qui la mia casetta. Bellina, bellina. Qui è la zona open space con cucina e zona living. E di là è la loggetta, abbiamo e questo balconcino qui. E poi di qui c'è il corridoio e di qua c'è un altro balconcino con questa tenda che ok, questo tendone è orribile da cambiare, ovviamente c'è tanto da fare, è ancora tutto da fare. Di qui abbiamo il bagnetto con la doccia. Ha un unico bagno questa casa, ma a noi va bene così. Poi di qui c'è la stanza che sarà la stanza di YouTube, la mia stanza lavoro. C'è questa cameretta Insomma, devo qui. vedere come pitturarla questa cameretta, perché sarà appunto il mio studio dove registrerò. E voglio fare una cosa molto più carina, vedremo, ma sarà l'ultimo dei miei pensieri perché prima c'è cucina, soggiorno e camera da letto che è questa. Si entra in questo spazio qui, è strutturata così. Questa parete non mi piace il colore, mamma mia, quindi sarà da togliere. Peccato perché il tipo di pittura è veramente Che qui, bello. sicuramente ci metterò un armadio a scomparsa, nel senso ho una cabina armadio, vediamo come fare. Sì, di là c'è ancora il cartello vendita, ma lo toglieremo. E quindi sì, questa è la nostra camera da letto, fatta così. Scusate le riprese un po' così, ma cerco di fare come meglio posso. Il mio studio, raga, il mio studio sarà qui. E poi appunto avete tutto già visto. Ecco, il mio ragazzo è ritornato e adesso come prima cosa noi dovremmo carteggiare le pareti e queste mattonelle qui,
sono belline, dove la cucina, cercheremo di salvarle, poi vediamo come fare. E quindi inizieremo adesso a stendere i teli e vediamo dopo. Eccoci, in realtà siamo a 2 giorni dopo, ragazzi, perché era il 31, quindi abbiamo lavorato la zona cucina e poi siamo andati a casa, ci siamo preparati per poi andare a festeggiare in piazza e andare a ballare, a scatenarci. Quindi siamo ufficialmente nel 2023. Ok, voi vedrete questo video a giorni inoltrati del 2023. Ma ok, per me nel momento della registrazione siamo al 2 gennaio, quindi ufficialmente per YouTube è il 2023. Quindi buon anno a tutti e noi cominciamo alla grande. Allora, vi faccio vedere che cosa abbiamo combinato di qua. Praticamente abbiamo tolto le mattonelle che vi ho fatto vedere prima, le abbiamo messe qui nel mobiletto di qua e poi abbiamo carteggiato la zona cucina e adesso devo carteggiare tutto il resto. Sono da sola per il momento, sono le 3 di pomeriggio, verso le 5 arriva il mio ragazzo e quindi metterò altri teli dove dovrò carteggiare e qui darò una ripulita e iniziamo. Ho il cellulare scarico, speriamo di poter riprendere qualcosa di in più. Eccoci dopo diversi giorni in realtà e vi aggiorno sulla situazione qui della casa. Scusate un po' il viso, mi sono ritirata da poco da lavoro e vabbè, va bene così e vi faccio vedere come siamo messi. Sono venuti ad aiutarci un weekend la famiglia di Giovanni, mio ragazzo. Sono venuti i genitori con il fratello e il piccolino, il figlioletto, che saluto se state vedendo questo video, un bacione. E ci hanno dato una bella mano e vi faccio vedere il lavoro che è stato fatto. Allora, dove sono io? Appunto, l'ingresso. Qui sarà cucina e soggiorno, zona living. Allora, abbiamo optato per un grigio perla chiaro, che secondo me è molto molto elegante e dà molta luminosità. Adesso oggi è un tempo nuvoloso, siamo di pomeriggio, quindi c'è un po' di oscurità, però dai, perciò vedete un po' la resa di sto video un po' così. Quindi grigio normale di qua, mentre di là abbiamo fatto un grigio per fare un po' di contrasto, solo quella parete è il grigio più scuro, che è bellissimo, cioè io amo quel colore, devo dire la verità. E qui abbiamo mantenuto lo stesso grigio dalla parte della cucina, solo che abbiamo inserito i glitter, come potete intravedere. Non sono molti, giusto per fare un effetto di luminosità, vedo un video, ecco. Però la prossima volta ne metterò di più. Questo senza ombra di dubbio, perché sono bellissimi. Ecco, vedete, in controluce si notano ancora di più. La sera si vedono di più rispetto che al giorno. E qui si notano un po' di più, li ho messi anche di qua, forse perché come base abbiamo un colore più scuro. Questa parete non l'ho carteggiata appositamente, l'ho rimasta così perché mi piace di più, ruvida. E, ok, andando avanti di qua, oddio, questo tendone lo cambieremo, non vi preoccupate. Qui c'è il balconcino che farò ad uso stendini, queste robe qua, mentre la loggia di là
La loggia di qua, vorrei fare una zona relax. Qui poi appunto va la cucina, di qua ci metto il tavolo con le sedie, di qua ci metto un divano ad L che fa così. Qui poi vediamo cosa metterci, se è un tappeto un po' più grande con un tavolino. E di qua andrà la parete. Per il momento noi a marzo ci arriverà la cucina e la camera da letto. E la parete poi vediamo in secondo tempo. Di qua si va verso il corridoio. Qui abbiamo rimasto il corridoio bianco, perché essendo già una zona buia è buono optare per il colore più chiaro che ci sia. Quindi, qual è meglio del bianco? Qui invece il bagnetto ancora lo dobbiamo fare, ma tanto è solo questo pezzettino qua. Si è passato, vedete, si nota, si è passato lo stucco e un po' di bianco sopra. E voilà! Come nuovo, è solo da pitturare qui ancora, facciamo danni, filo. Questo va tutto, questo lo devo eliminare, questo disegno. Abbiamo provato a eliminarlo così col bianco normale, ma non ce la si fa. E poi andrebbe stuccato perché ci sono dei rilievi qui. E quindi passeremo lo stucco, passeremo il bianco e la camera da letto che è da finire perché è da correggere questa parete qui. Ho optato, oddio, non è che si vede molto bene questo verde splendido. Insomma, il verde in videocamera non sta rendendo molto, anche perché oggi la luce, il tempo non collabora. Comunque, magari si vede di più da qui, eccolo, questo è il verde. Ho optato per questo colore qui perché la camera sarà su un tipo un legno, quindi sarà un ambiente caldo rispetto che al resto della casa. E solo che è ancora da fare un'altra passata a questa parete, insomma, è da correggere alcuni punti, soprattutto questo punto che ho fatto io sempre per vedere la resa dei glitter. Infatti penso che l'altra passata la farò con la pennellessa, penso che ho sbagliato a farla fare con il rullo perché i glitter sono un po' nascosti, non lo so. Invece con la pennellessa, secondo me, avremmo più questo effetto così, non lo so. Ho passato anche lo straccio, è da vedere. Comunque, questo è il risultato che non è neanche male, a dir la verità. Comunque, da considerare che una volta messo il letto, magari dove c'è qualche difettuccio, qualcosina, si può mettere un quadro, insomma. Qui andrà poi il settimino, o andrà qui, o qui, e forse conviene metterlo più qua. Poi qua andrà il letto, i due comò, qua ci andrà il comò con la specchiera. E di qua va l'armadio a 8 ante, l'abbiamo preso con lo specchio al centro così per dare ancora un po' di luce, mentre la cucina, e quindi questa è la camera da letto che è ancora da correggere, ce n'è un po' di lavoro da fare. Quindi stiamo messi così. La cucina sarà invece qui si creerà un ambiente un po' più freddo. La cucina è sul grigio spatolato, ed è simile, è una via di mezzo, è più simile a questo grigio qui, così che si abbina. Ha il piano, ha il ripiano nero, la cappa nera, insomma grigia e nera. Però è molto elegante e bellina. E poi abbiamo preso il tavolo abbinato, le sedie, vediamo,
ci facciamo ancora un giro o se lo prendiamo lo stesso mobilificio. Abbiamo preso questi due ambienti da Mondo Convenienza, che ci è sembrato abbastanza conveniente sia il prezzo, cioè il rapporto qualità-prezzo. E quindi vediamo, mentre in soggiorno l'arredo bagno, voglio girare un po' e vedere che cosa offrono gli altri mobilifici e poi anche comunque Mondo Convenienza per delle cose carine. E niente, questo è quanto. E questo video non lo voglio far durare un'eternità, magari alla fine di tutti i lavori farò un breve video dall'inizio alla fine, con le riprese fatte magari però in maniera più random. E niente, quindi questo primo video era per annunciarvi questo, era anche per annunciarvi il fatto che siamo al termine di questo, della registrazione qui, siamo al 18 gennaio e mi dispiace che voi siete rimasti senza video per un bel po', insomma, sempre la mia solita non costanza, ma ho un sacco di robe da fare, cioè tra lavoro e qui devo prendere, cioè mi sono presa un po' di pausa dai social, ma tornerò presto e vedrò. E volevo in realtà concludere questo video con la casa conclusa, ma non vedo l'ora di darvi la notizia, quindi lo farò il più presto possibile. Magari quando vedete questo video noi siamo andati ancora avanti, comunque continuerò a registrare e ad aggiornarvi. E niente, ditemi cosa ne pensate. Poi un'altra cosa, io il frigo mi è stato consigliato e ho valutato di prenderlo a parte, frigorifero, e volevo sapere invece voi, così che mi regolo un attimo, come vi trovate se avete una lavaschuga, perché io ho solo una persona che ce l'ha e mi ha detto che si trova bene, però è anche vero che non ce l'ha da tanto tempo. Quindi io sono indecisa se prendere una lavasciuga o una semplice lavatrice, non l'asciugatrice a parte, perché dai, fino adesso sono vissuta senza l'asciugatrice, non lo so se prendere l'asciugatrice a parte, ma se ho l'opzione della lavasciuga vorrei sapere voi come vi siete trovati, con quale marca, insomma voglio fare un po' di considerazioni e vorrei sapere cioè se avete dei suggerimenti per il colore dello studio e valuterò di conseguenza. Grazie in anticipo per questo, perché so che mi consiglierete in tantissimi. Vi aggiornerò ancora, faremo ancora altri video e questo sarà già durato abbastanza, abbastanza. Quindi questo è l'annuncio. Benvenuto 2023, ci sarà una nuova me e spero di essere, di tornare attiva il prima possibile con i video, perché ho tante cose da farvi vedere, tantissime, e quindi passeremo questo 2023 insieme, magari con un programma diciamo un po' più costante, almeno. Ecco, partiamo dalla parola costanza da onorare qui in questo canale, altrimenti non si va avanti, rimane un po' in stallo questo Quindi niente, vi canale. saluto e spero di ripubblicarvi al più presto un nuovo video e vi aggiornerò sull'andamento, sul lavoro di questa casa, insomma, su tutto. Sono troppo contenta, troppo, troppo. E niente, quindi questa era la notizia che volevo darvi. È una bella soddisfazione, una bella soddisfazione.
Lasciate un bel mi piace, almeno per il video, non so se vi piace la casa o meno. E ci vediamo al prossimo. Ciao!